In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, Coldiretti Torino, insieme alla Fondazione Campagna Amica, ha realizzato Mangiatò, un momento di informazione, conoscenza e degustazione delle produzioni agricole provenienti da tutta Italia. Grande successo di pubblico, una presenza non solo dell'autorità ma anche e soprattutto di cittadini, di consumatori e tantissimi agricoltori, espositori e cooperative. Ecco, noi non possiamo farveli vedere tutti, qui è gente che è arrivata dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalle Marche, insomma, poi adesso vi faremo vedere, ma ecco, ci ha incuriosito questo banco piemontese, perché voi siete una cooperativa che fa erbe officinali. Abbiamo cominciato dall'anno scorso, oltre alle colture normali, all'allevamento, abbiamo deciso di impiantare la lavanda e al momento ce la facciamo trasformare da un'azienda che è specializzata nella trasformazione della lavanda in tutte le possibili forme di saponi, cosmetici. Però fate saponi, cosmetici, ho visto profumi, fate anche dei grissini, ho visto. Poi noi facciamo con la lavanda naturale pulita, alimentare, ci facciamo fare grissini, biscotti, queste cose alimentari, ecco, che si possono anche assaggiare nel nostro agriturismo. Noi abbiamo un punto agrituristico che è aperto su prenotazione il fine settimana ed è possibile assaggiare queste specialità anche a base di lavanda. Ecco, ma quando siete nati? Che idea vi è venuta? Noi siamo sorti come cooperativa già 13 anni fa. Per quanto riguarda invece la lavorazione e la coltivazione della lavanda in particolare, abbiamo deciso l'anno scorso di dedicarci a questa coltivazione, perché questa pianta ci appassionava e abbiamo notato che è una pianta che interessa e appassiona molte persone ed è possibile utilizzarla in tantissimi modi, sia nel reparto cosmetico che in quello alimentare. I consumatori come ha reagito? È stato molto contento, è stato molto interessato, perché non è molto abituato nella nostra zona a trovare aziende che si dedicano proprio alla lavanda, alla trasformazione del prodotto, e quindi ha risposto bene. Siamo sempre in Piemonte, Rivoli, tanto miele, ma soprattutto la novità del gelato al miele. Come vi è venuta l'idea? Per unire, avendo anche le mucche, abbiamo deciso di utilizzare il nostro latte e al posto dello zucchero mettere il miele, visto che lo produciamo. Nel gusto si sente, il sapore viene condizionato. Io utilizzo più che altro un miele d'acacia che è molto delicato, ma leggermente si sente, rimane molto più digeribile. Dove vendete il vostro gelato? Soprattutto ai mercatini di Campagna Amica del pomeriggio, quelli a Grugliasco, Alpignano, Collegno, quello nuovo che è uscito, Villarbasse e Rivoli, se no anche a casa. Il miele anche lì vendita diretta? Sì, tutto in vendita diretta. L'Abruzzo veramente con le sue eccellenze, l'Aquila poi in particolare, di cui abbiamo sentito tanto parlare in negativo in passato, insomma, com'è la situazione adesso, signora? Oddio, si è fatto qualcosina, però c'è ancora tanto da fare, ecco, cioè si cerca di risollevarci, ma è molto difficile. È molto dura, insomma, ecco, però voi non vi siete scoraggiati, qui oggi avete presentato veramente tutte le eccellenze che avete in Abruzzo. Sì, stiamo cercando, ecco, di proporci, di farci così accettare, nel senso di gustare questi prodotti nostri, che sono ancora nel nostro cuore, cioè diciamo lo spirito di sopravvivenza è proprio quello di... Che cosa presenta, signora, qui oggi? Allora, noi stiamo in un paesino vicino all'Aquila, siamo a Casoli e abbiamo un'azienda agricola dove abbiamo tutti i prodotti proprio della terra, dalla coltivazione delle verdure alla realizzazione di questi sottoli col nostro olio e col nostro frantoio. Questi sono i prodotti particolari, poi c'è del vino, c'è del tartufo, dello zafferano, ecco, tutti questi prodotti proprio dell'Abruzzo. Insomma, noi vi auguriamo veramente un caloroso in bocca al lupo, perché ve lo meritate, insomma, la ripresa è alle porte, sicuramente in alcuni settori c'è già stata, qualcosa resta da fare, ma sicuramente, insomma, ecco, si guarda la fiducia. Sì, senz'altro, la ringrazio, grazie per l'ospitalità e speriamo bene. Arrivederci. Dalla Puglia, con il calore anche delle persone, dei pugliesi, insomma, che cosa presentate qui questa sera? Allora, come piatto tipico rappresento la purea di fave fatta dal vivo e le cime di rapa sott'olio, perché sono l'unica azienda che mette le cime di rapa sott'olio.
Poi abbiamo tante invenzioni, abbiamo delle confetture per i formaggi tipo fichi e mandorle, il cotto di fichi che al Salone del Gusto ad ottobre l'ho sbancato su della ricotta fresca e delle scaglie di cioccolato fondente, quindi la cioccolata di Torino e il cotto di fichi della Puglia. Anche un'altra novità, orecchiette, cime di rapa e la bagna cauda del Piemonte. Quindi un abbinamento. Sì, si possono sposare molto bene. Uniamo l'Italia, no? Quindi uniamo la Puglia con il Piemonte. Bene. Di niente, arrivederla e grazie. La Sardegna veramente con i suoi formaggi, i suoi profumi, i suoi sapori, ma noi vogliamo parlare di questa chicca, di questo agrume particolare che si chiama, mi ha detto? Pompia. Ecco, che cos'è? Una specie di arancia? Di... C'è solo nella zona di Siniscola, è immangiabile al naturale, quindi viene cotto nel miele per 4-5 ore e si fa questo dolce qui. Ecco, questo dolce che vediamo qui esposto, ma cosa ne fate poi dopo di questo dolce? Noi lo offriamo a pezzi così, a fine pasto, ai matrimoni come digestivo, però è ottimo con i formaggi, con il pecorino, con il gelato alla panna, nella seada invece del miele. Quindi come companatico, insomma. Companatico, sì. E si fa anche la marmellata e il liquore. La regione piccola ma veramente consistente da un punto di vista agricolo, con delle eccellenze senza precedenti. Certamente, siamo molto felici di essere qui a Torino a presentare il Friulinese Giulia. Siamo 4 aziende, abbiamo cercato di portare un paniere il più ampio per rappresentare il nostro territorio, dai vini, la frutta e verdura, prodotti biologici e salumi e formaggi del nostro territorio. Si dice che nel nord-est non c'è la crisi, è vero? Ma si sente un po' anche nel nord-est, ma cerchiamo di superarlo, insomma, siamo tenaci nel nord-est. Meglio che nel nord-ovest? No, tutta l'Italia è unita e siamo qui oggi per festeggiarla. Le Marche veramente presenti in pompa magna, 8 produttori con delle eccellenze veramente eccezionali. Eccellenze eccezionali è un gioco di parole e anche prodotti unici. Abbiamo, qui siamo già nello stand del miele, poi abbiamo l'ottimo olio nella zona DOP di Cartoceto e poi abbiamo il liquore d'olivi, è un liquore fatto con la pianta dell'olivo, unico in Italia, che non lo produce nessuno. Cosa fate? Mettete a macerare il legno d'olivo? Cosa fate? Cioè è un'infusione di foglie, cortecce e aromi. E la durata è 5 mesi, si inizia con un prodotto, poi con un altro, insomma la lavorazione sono 5 mesi. È un prodotto che già vendiamo all'estero, in Germania, Olanda e a macchia di leopardo in Italia. Comunque è un prodotto unico che l'abbiamo solo noi nelle Marche e questo ci fa onore. L'importante è che non ve lo imitino in giro, insomma. E noi speriamo di no, il più lungo possibile. Senti, ma che cosa spinge oggi un giovane a mettersi, insomma, in questo caso a fare il miele, a trasformare, a vendere, cioè a dedicarsi all'agricoltura? Questo giovane rappresenta in realtà un'azienda che ha 98 anni, è presente da 98 anni sul mercato. Che cosa spinge un giovane? Sicuramente la passione per il lavoro che facciamo e soprattutto la passione che è stata tramandata da 4 generazioni di apicoltori. Sicuramente un lavoro, lavorare in agricoltura oggi soprattutto è una cosa difficile, un lavoro duro, ma da... tanta soddisfazione perché si ha veramente l'opportunità di far conoscere alla gente, ai consumatori, un prodotto unico che veramente hai fatto tu con le tue mani, con la tua fatica, il tuo sudore. Allora, dalla Calabria con le eccellenze di quella terra, insomma, sì. Che cosa proponete qui stasera? Allora, io ho un'azienda agricola dove produco direttamente dei formaggi, dei salumi e dell'olio extravergine di oliva. I formaggi quali sono? Perché qui ne vedo diversi, stagionati, di fossa. Abbiamo dei formaggi pecorini, caprini, poi abbiamo dei caciocavallo fresco, stagionato, caciocavallo in grotta, pecorino in grotta, pecorino di fossa e pecorini normale, sempre stagionati naturale, non in cella, né in cella, diciamo in temperatura normale, sottoterra e nei vecchi magazzini che abbiamo. Quindi voi siete pastori, avete il vostro gregge, mungete le pecore e trasformate? Direttamente, c'ho un'azienda zootecnica, olivicola, dove trasformiamo i nostri prodotti, sia dei formaggi caseari e sia l'olio e più altre, diciamo, e salumi. E c'ho l'allevamento del maiale nero di Calabria. Quindi veramente la tipicità espressa da un'impresa agricola che cerca di trasformare i propri prodotti come d'altra parte fanno tutti oggi qui. Sì, è vero. Il consumatore come reagisce? Contento?
Il consumatore è molto contento, apprezza i nostri prodotti perché sente già la genuinità, il gusto del prodotto genuino, sia del latte, dei salumi e anche dell'olio molto apprezzato. Cioè è contento ed è apprezzato che siamo scesi giù a Torino per farci conoscere di più, di conoscere bene i nostri gusti calabrese.